Buongiorno, illustrissimo Presidente Sella, buongiorno a tutti i cavalieri. Sono Umberto Pesce, sono presidente del gruppo PSC. Sono entrato in un'azienda di famiglia, un'azienda artigiana nel 1990, subito dopo aver completato gli studi, e da una piccola azienda del Mezzogiorno, in particolare Maratea, un paese che credo molti di voi conosceranno. Ho iniziato, diciamo, la mia avventura facendo ciò che mio padre faceva dal 1953, ovvero impianti tecnologici. Poi ho creato delle filiali su Roma, Milano, diciamo, che abbiamo un pochino esteso all'inizio in tutta Italia, e poi successivamente già abbiamo iniziato un po' di internazionalizzazione, e oggi il gruppo conta circa 3.500 dipendenti. E siamo in America Latina, siamo molto presenti, siamo in Cile, Brasile, Colombia, siamo in Russia. In Italia occupiamo oltre 2.000 dipendenti e lavoriamo con clienti quali Enel, Terna, Fincantieri, Rai, TIM. Sicuramente le difficoltà maggiori che abbiamo incontrato stanno sulla prima fase di crescita, quando parti da paesi piccoli come Maratea, devi cercare di crearti il tuo spazio, di crearti la tua dimensione, però con tanta buona volontà, con tanta abnegazione ci siamo riusciti, parlo plurale, perché sicuramente un grosso contributo nel mio successo è stato dato da mio fratello Angelo. Ringrazio ovviamente il Presidente della Repubblica per l'onorificenza che ha voluto darmi, ringrazio mio padre e mio fratello, ringrazio sicuramente il presidente Tito Bardi, che è stato, diciamo, tra gli artefici della presentazione alla mia candidatura, e ringrazio tutti i Cavalieri del Lavoro per l'accoglienza che mi hanno riservato, tanti messaggi che ho ricevuto, auguri, telegrammi. Quindi vi ringrazio tutti e spero di incontrarvi ognuno di voi presto e grazie per l'accoglienza in questa bella famiglia. Grazie.